Think I've been drinking. Think I've been drinking. Think I've been drinking way too much. I should've stuck with champagne. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. I gotta wake up from this dream. I think I'm losing my mind. Losing my mind. Siamo al Teatro Agusteo di Napoli per l'evento, per il concerto Amore, e ho il privilegio di avere proprio la squadra di questa sera protagonista, il nostro Rudy Brass. Ciao, buonasera a tutti. Mariano Bruno. Buonasera a tutti. Il nostro Lucio Pierri. Onoratissimo. Un po' influenzato ma comunque presente, Francesco Albanese. Buonasera a tutti. E la mente di questo spettacolo, Vincenzo Pirozzi. Salve, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno onorato questa sera. Sì, ci sono stati tantissimi artisti con noi, Valentina Stella, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi, Emiliana Cantone, Ivan Granatino, spero di non dimenticare nessuno. Mariano Bruno, è stato uno spettacolo bellissimo, grazie. Salvatore Misticone, giusto, avevo dimenticato qualcuno. Da dove nasce il progetto Amore 2.0? Nasce dalla collaborazione, dal progetto di Mr. Hyde che è in piedi da più di 20 anni e dalla voglia di portarlo a teatro. Quanto è onorato lei di essere qui questa sera? Tantissimo, sono contentissimo di aver ritrovato tanti amici. Quando ha pensato di scrivere questo spettacolo si è ispirato a qualcosa in particolare? No, in realtà abbiamo fatto una bella riunione con Rudy, con Ludo, insieme a voi ed è nato lo spettacolo. Così nacque Amore 2.0 in memoria di Francesco Albanese. Grazie mille, volevo salutare il mio farmacista che mi ha permesso di venire qua stasera. Devo ringraziare la nostra produzione, Massimiliano Della Campa e tutte le persone presenti. Ma soprattutto chi dobbiamo ringraziare? Il pubblico di Napoli che ha risposto benissimo a questo evento e il Teatro Agusteo che ha avuto fortemente questo spettacolo. E finalmente, fortunatamente siamo sold out. Un vero sold out, è vero? Bravi! Verissimo. Non solo calcio, come potete vedere sono qui al Teatro Agusteo, dietro di me c'è Ludo che sta facendo le prove perché siamo live per questo grandissimo evento qui al Teatro Agusteo e sono con uno dei produttori, ovvero con Massimo Della Campa.
Sì, sono Massimo della Campa. Hai visto Massimo? Io tu avevi paura di sbagliare o ho sbagliato io? Hai visto? Così abbiamo sciolto il ghiaccio. Pensiamo. Allora, Massimo, davvero un grande successo, lo ricordiamo qui al Teatro Augusteo, sold out come l'anno scorso vi siete ripetuti al Teatro Cilea. Fortunatamente sì, ed è stato un po' come vincere facile, quindi un po' come quando giochi la bolletta e sai che prenderai. Con loro è sempre un successo, è sempre una cosa bella, sono sempre tante emozioni. Anche perché Rudy e Ludo davvero sono due ragazzi che tutti vogliono bene, perché come si dice a Napoli sanno campare, è vero Massimo? Sono due amici, due ragazzi e due artisti fantastici, veramente due ragazzi in gamba. Ma vi aspettavate insomma questo successo? Quando avete pensato a questo evento? Potremmo essere un po' boriosi, però io sì, la produzione sì, se l'aspettava, perché come ho detto ecco, prima... Ecco, infatti qua siamo in diretta, passano, vai vai vai. Vinciamo facili, quindi ce l'aspettavamo, è stata una cosa fantastica vedere che poi le nostre aspettative non sono state tradite, quindi il pubblico ci ha seguito, ci ha amato loro. E poi come dice l'amico Ivan Granatino, la musica aggregazione, infatti stasera ci saranno, lo vuoi dire tu? Stasera ci saranno tanti ospiti, c'è Valentina Stella, c'è Salda Vinci, c'è Granatino, c'è Ricciardi, c'è Miraggio. Miraggio, Capozzi, tanta gente che e negli anni anche tanti amici di Made in Sud come Mariano Bruno, albanese che ha collaborato, no? Sì, sì, tantissimi. Lucio Verri, non li dimentichiamo tutti. Io purtroppo in questo momento no, emotivamente... Ma la cosa bella che davvero tanti nomi si sono mobilitati e questa è la Napoli che piace, no? Esatto, quando Napoli capirà che facendo aggregazione, facendo una comunione di intenti e voleri, mettendo da parte delle mie tipi di antipatie, di gelosie, riusciremo a farci grandi come lo siamo stati in passato, allora forse miglioreremo. Massimo, noi per questo siamo qui, perché come hai detto tu dobbiamo unirci e soprattutto dobbiamo gioire dei successi dei nostri amici. Esatto, dobbiamo fare un'unica forza, un unico gruppo. Allora noi abbiamo, come si suol dire anche prima, ho detto abbiamo sciolto il ghiaccio perché tra un po' c'è l'evento, quindi dai, diamo il via a questa serata. Okay. Come il nastro, no? Lo stiamo tagliando, dai, facciamolo virtualmente, siamo pronti? Amore. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere qui con Mariano Bruno. Anche tu all'Augusteo. Ciao Barbara. Non ci vediamo, noi ci vediamo tutti i giorni. Che bello. Ma poi soprattutto ci dobbiamo vedere per Made in Sud. Beh, certo. Perché non vedo l'ora. Però iniziamo presto, il 4 marzo iniziamo, ma stasera la festa è per Ludo. È per Ludo, poi dopo parliamo. Avremo modo insomma di parlare di quei due matti, Mario. Sì. Devo dire sold out e sono felice per loro, perché da tempo da tempo che coltivano questo lavoro e i risultati si vedono. E se lo meritano, perché sono due bravissimi ragazzi. E infatti, come abbiamo detto anche prima al TG3, un vero sold out. Beh, un vero sold out e sono felice per loro. Allora un saluto agli amici Non Solo Calcio che ti amano. Ciao ragazzi, Non Solo Calcio, una garanzia con Barbara e gli altri. Esagerazza, sì. Carica, grazie. Allora, gli artisti internazionali, chi sono? Ah, chi sono? Allora si va di andare a fare con la vita, sapete chi sono? Due artisti internazionali, ah, e Maria, sono internazionali, ah, ok, sono internazionali, allora due musicisti, ok, pensi che sono talmente bravo, che hanno tante persone, bravo, dai, che pensi, andiamo di nuovo, bravo, hai ragione, avete cambiato la stessa cosa, però, ah, voi come si fa la fede, ma regalate, ci portate la mia oggetto, la mia oggetto, è un bellissimo spettacolo. Ma cammino, ma dimmi chi sono? Sono due, vieni. Ah, ma capito, sono due e loro. Uno che anche non so, vai davvero. Ciao, Vitti. Sono talmente bravo, ma talmente bravo, soprattutto quando si fa chi ne canta, che bene papà dice, mamma, oh. Amici Non Solo Calcio, che piacere. Lei non è solo la voce di Napoli, ma è la voce d'Italia, Valentina Stella. Ma quante responsabilità, ragazzi. No, è vero. Dovete come? Fare questo mito. Io questo mito? La passione, ovviamente. Com'è per passione? Mi hai dato l'assist. Come passione eterna. È stata una fortuna per me. Lo dicevo in questi giorni in alcune interviste. Ho avuto la fortuna di incontrare Antonio Annona, per me... E poi vabbè, Angela Annona, questa produzione importante che ho avuto in questi anni, che tuttora queste canzoni comunque si cantano, le musiche ci sono, quindi ho un patrimonio
che porto avanti. Ma non è solo passione, ma anche mente cuore, perché come la canti tu, Vale, è così. Sì. Ma non sono solo io a dirlo, gli addetti ai lavori, ma soprattutto il pubblico, che poi è quello sovrano, no? Ma io ho avuto la fortuna di ascoltare tanti pezzi di autori, no? Come D'Angelo, che ha scritto anche questa sera, che io feci questo album per la comunità di Sant'Egidio, feci questa... con i miei musicisti, dove c'era Sapete Palumbo, Emilia Osiello, Franco Ponzo e tutti gli altri, no? Alfredo Venosa, che ha scritto anche tante canzoni, cioè che stasera, non a caso, Venosa, D'Angelo, cioè, hanno scritto questa cosa, fu molto bella, vendemmo un sacco di dischi, poi è stata riproposta anche da altri artisti, da altri cantanti. E questa è una cosa bella, che le canzoni vengono sempre, poi delle cover di Pino Daniele, Canto Cragnagnello, voglio dire. E poi, a teatro, reggi il teatro da sola quando sei in poi, scena. E poi Mente Cuore, voglio dire che è molto bella, che si ripropone da sola. E anche stasera qui da Mr. Hyde, no? Sì, Mr. Hyde hanno voluto. Io non vedo l'ora di sentirti, perché immagino sarà come sempre un boato. C'è anche un coro che canta insieme a me questa canzone. Bella. Allora Fabio la dovrà riprendere tutta, perché poi... Poi facciamo solo con te, rimane sempre solo con te. Beh, e mette cuore? Mette cuore, vabbè, questa devi venire a sentire là. Assolutamente. Vale, tornerai in teatro? Che cosa? Perché sei impegnata al cinema ora. Hai stoppato un po' col teatro, perché Nanni è stata una bella, Bellissima. È stato davvero un lavoro. Comunque. Sì, vabbè, Nanni c'è sempre, voglio dire. C'è ti sempre. Segue dall'alto. Ci però... viene appresso, ci viene appresso. Sì. Poi c'è anche la caffetteria, Nanni. Oh, vabbè, adesso fai una pubblicità. No, vabbè, tu sai che Debra... però voglio dire. Sono dei giovani, come tutti i giovani napoletani, che tendono la carriera della loro vita. È importante, è importante. Perché hai dato dei buoni insegnamenti, significa. Ma loro già sono nati. Però Nanni vi segue un po' ovunque. Diciamo che adesso in teatro, giustamente dopo questo lavoro che è stato pesante per te, perché stare in teatro tanto tempo, no? Hai fatto un tour prima all'Agusteo qui, poi al Cilea. Adesso ti stai riposando, però... Devo dire la verità. Non sembra, non perché sembra. Stiamo quasi per partire con il nostro tour. Che ci sarà qua. Anche un bel disco, finalmente, dopo tanto tempo. Fatto attendere troppo, però. Vabbè, però le cose attese sono sempre le più belle, no? Ho sempre paura di sbagliare. Valentina Stella sbaglia. Ma sai, devi avere... i testi. Vabbè, però è importante, secondo me, perché quando uno ha paura di sbagliare, non è saturo il lavoro. Poi non faccio un pezzo che esce, per esempio, di Ludo o di Rosario Miraggio. Non bisogna sciupare le canzoni, bisogna farle ascoltare, avere un po' di tempo. Un po' di tempo. Tanto comunque prima o poi le radio le mettono, prima o poi la gente le pure se dobbiamo andare casa per casa. Cioè, e anche al premio Malafemmina noi avremo il privilegio di averti. Sì. Infatti devo far uscire qualcosa prima. Bravo. Così la mettiamo là in anteprima. Lo mettiamo in anteprima. Allora, un saluto agli amici Non Solo Calcio che ti amano, lo sai. Io un saluto a Un Solo Calcio veramente di cuore. Sono affezionata, perché non volendo, avendo la sua amicizia, il privilegio, vi seguo, vi amo tantissimo. Viva Napoli. Grazie. Sorelle tutti i nodi da se ancora non guardo tutto girando. Siete là, grida là, spugnato e visto ora. Fino a te, pezzo c'è, già di niente cambia. Basta chi, niente chi, e tutto ci rimane. Io e te, ogni tuo. Thank you.
Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere qui con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, sono contento di essere qui, una serata davvero bella, tanti artisti, tanta allegria, tanta competenza. Valentino, vabbè, che ci conosciamo. Bravissimi, ci conosciamo da tempo, li ammiro e li seguo. Io lo dico sempre. Anche a vedere, sì, io lo dico sempre, Valentina. Perché voi fratello è proprio un fan della musica, proprio gli piace tantissimo, è anche organizzatore di queste cose. Un grande vicino alla musica, sì, Luigi sempre vicino, sempre presente. La musica dove vai? No, ma non perché qui, però ha fatto davvero tanto e sta facendo tanto per Napoli, vero Vale? Tantissimo. Ti posso dire una cosa? Allora, Luigi era presente ai concerti con Pino Daniele, quelli di Valentina Stella, quelli di Valerio Iovine. Dove c'è musica c'è sempre. Sare, l'hai visto il concerto? Sì, l'ho visto di passaggio, però sono stato, no, tutto. Complimenti. Quanti foto appaste tu? Tu farì tutto più facile. Quanti foto voglio a te? Tu lo si sta matticcerato. E ti dico un bel mannicino. Perché solamente tu, perché perché stai tu solo tu, e stasera ancora il mondo scuro si fa, perché sto chiuso all'amore, e chiudo solo te, rimane sempre solo. Amici Non Solo Calcio, noi amiamo fare l'intervista così. Sì, sempre così. Che bello ritrovarti. Come sempre, no, il piacere è mio. No, è mio. E gli amici Non Solo Calcio? Vero, ma quando ci vieni a trovare? La settimana prossima. L'hai scritto, eh? L'ho scritto. Cioè, l'hai scritto? Lo adesso l'hai detto, l'hai scritto. Firmo col sangue. Allora, è davvero un piacere ritrovarti. E siamo qua per... Siamo qua, lo dobbiamo dire, per il nostro Ludo. Per questi due mascalzoni. È vero, perché no, sai cos'è? Ludo ormai è una persona. Certo, ma chi le vale per tre? Vale per tre. Sì, per Ludovico e per Rudy. E vabbè, per me è il secondo evento che faccio con loro, quindi una conferma.
e soprattutto la conferma del loro, della loro popolarità, certo, di questa nuova formula musicale che credo che loro abbiano letteralmente inventato, creandosi uno spazio importante in quello che è la musica napoletana. Passami il neomelodico, a me non piace, no, perché, però, perché poi certo, vedrete, ci saranno degli artisti che io eccolo qua, Luca. Chi è? Lo presento. Allora, lo devi annunciare, vai. Vabbè. Vai. Allora. Amici non solo calcio. Ah sì, appunto. Gianluca Capozzi. Vieni Luca, vieni. Eccolo qua. Parlando di melodia, no? Sì. Quindi dice, no, dicevo. Ma tu avevi proposto per il premio Malafemmina, te lo ricordi l'anno scorso? Sì. Mi ha detto perché non facciamo aprire la serata a Capozzi e canta Malafemmina? Già fatto. Che cosa? Non hai cantato Malafemmina? All'inizio l'abbiamo già di... fatto, forse lo sì, ripetiamo, già forse. 2-3 anni fa, lo mi ripetiamo. Sbaglio. Avevo proposto, lei mi ha detto che già... Poi. Però lo ripetiamo. Ma ripetiamo? E dai, la ripetiamo. Ripetiamo. Ripetiamola. Vai, a parte gli scherzi siamo qui. Malafemmina, grazie, guarda, grazie. E siamo qui per gli amici, no? Mister ovviamente, Ludo e Rudy. Un'altra serata condivisa con loro, con grande piacere. Sei in ritardo? Io sono sempre in ritardo. Io sono nato con ritardo, Hanno provato tutto il pomeriggio ieri. Ah, lui vabbè, è un altro sconosciuto, insomma, come il bravo. Sono venuti a provare, siamo stati a fare le prove. Sì. Sì. Allora, un saluto agli amici di Non Solo Calcio che non ti conoscono proprio. Assolutamente, agli amici di Non Solo Calcio mi presento, sono Gianluca Capozzi, non ci vediamo da. Ecco, ci viene a trovare presto, è vero? Sì, dovremmo esserci, sperando che tutto vada bene. Ci vedremo presto sui vostri canali. Grazie. Diciamo che se non cominciamo, cominciamo qua. Ciao ragazzi. Thank you.
Troverete Caffetteria Nanni a via Mezzocannone 13 di fronte all'Università Federico II. Noi vi aspettiamo con amore e con gioia. Un bacio. Amici Non Solo Calcio, che piacere ritrovare un grandissimo amico, un grande artista, Rosario Miraggio. Ah, che bello, eccoci qua finalmente. Complimenti per il tuo sold out davvero a Palapartenope. Davvero, come si suol dire, un vero sold out, ma soprattutto la gente ti ama, Rosario. Ma sì, è stata una grande, grande esperienza, un grande evento. E niente, la gente mi ama perché... Ma quanto eri emozionato da una mille? Molto, molto, all'inizio molto, poi a un certo punto... rompi il ghiaccio. Ma tu sei uno che soffre da ansia, insomma, prima di salire sul palco, oppure sei uno tranquillo, oppure, che ne so, fai dei riti scaramantici? Il giusto, no, nessun rito scaramantico se non il segno della croce da buon cristiano. Certo, quella è la cosa più importante. Sì. Poi per il resto è stata veramente una grande, grande esperienza. Io ho fatto l'Arena Flegrea qualche anno fa. E anche sold out lì. Anche sold out, e non credevo di poter superare quella... quella serata, quell'evento. Certo. E invece questo Palapartenope ha superato anche... E quindi Arena Flegrea, Palapartenope, con molto stupore. Non c'è due? Senza tre. Quindi dobbiamo fare un terzo evento. No, in realtà io il Palapartenope lo feci nel 2014. Sì, è vero. Poi 2017 l'Arena e... Vabbè, però noi parliamo di quelli più vicini, quelli che ti hanno dato l'Arena. Sì, quindi sì. Non c'è due, dobbiamo fare il terzo, mi sa, presto. Ma un altro evento sarebbe bello farlo sicuramente, però... Però adesso ti devi un po' riposare. Adesso siamo freschi del Palapartenope. E soprattutto freschi dei tuoi singoli, no? Sì, freschi dei singoli. E comunque siamo sempre work in progress, sicuramente cerchiamo di fare altri brani, di uscire con un disco e non ci fermiamo mai. Eh no, anche perché questo lavoro no, è un po', devi stare, come si vuol dire, sempre sul pezzo, perché altrimenti... Sì, è vero, la musica oggi si consuma molto molto velocemente e quindi tu devi stare a passo con i tempi. Però devo dire che sono soddisfatto del lavoro che ho fatto e che sto facendo. Qual è il tuo segreto? Dipende,
Che... musicalmente, ovviamente, secondo te qual è la cosa che ti riesce di più? Allora dici, ecco perché forse le persone mi seguono, perché riesci a trasmettere sinceramente le tue emozioni senza veli. Allora, i segreti sono vari. La prima cosa è l'umiltà che traspare, due, la passione che arriva anche alla gente, tre, senza, ovviamente chi mi conosce sa che io non sono presuntuoso per niente, e quindi senza presunzione la voce, anche perché lo dico, perché oggi si riscontrano molte voci e molti generi simili, mentre io credo di essere abbastanza personale, ed è una cosa che oggi è importante, ti caratterizza più che certo, altro. Certo, perché non sei simile ad altre voci. Quello sì, che... ed è secondo me un fattore determinante. E vabbè, anche l'aspetto esteriore, dobbiamo dirlo, dai, umile. Ma l'aspetto esteriore fa il suo, ma noi facciamo musica. Certo. E quindi quello che deve prevalere è la musica. Spesso a Non Solo Calcio hai detto che ti piacerebbe duettare con Eros Ramazzotti, l'hai incontrato in vacanza, è già qualcosa, è vero? Eh sì, già, voglio dire, si intravede qualcosa. No, sì, vabbè, ma diciamo che Eros ha segnato un pezzo della mia vita, le mie prime esperienze, l'adolescenza, quindi mi ricorda tanti momenti belli, è per questo che Lo porto nel cuore particolarmente. Insieme al calcio, tanto è vero che ti sei tolto la soddisfazione, non hai fatto il calciatore, però hai fatto un video con dei calciatori, hai detto a te. Sì, eh? Sì, è perché poi sono le due passioni che si uniscono, è quello che io amo di più, cioè il calcio e la musica. Quindi ne ho approfittato per coinvolgere anche i calciatori in questo progetto. E il tuo papà? Certo, certo. Gli hai dedicato una canzone? C'è una canzone che uscirà, molto molto bella, molto toccante, e sicuramente sarà difficile allora per te cantare. Sì, abbastanza. E credo non toccherà solo me, credo toccherà tutte le persone che purtroppo hanno avuto la mia stessa disavventura. Però comunque lui ti ha lasciato davvero tanto, perché lo ricordiamo, lui era un gran cantante, quindi comunque almeno questa eredità devi ringraziare lui. Lo ringrazio per tutto, innanzitutto per avermi donato la vita, certo. Insieme a mia madre ovviamente. Certo. E la musica. La musica, i sani principi. È questa. È questa, quella è fondamentale. Valentina Stella ci ha confidato che ci sarà un duetto con lei. Sì. Una canzone che ha scritto con lei. Sì. Stiamo sperimentando un po' di cose. Mo al Palapartenope, nel frattempo avevo quella canzone a Do Stai, sì. Appunto anche quella dedicata al mio papà. E vedevo molto Valentina Stella in quel pezzo. E devo dire che abbiamo riscontrato appieno questa cosa. Sì, questa sensazione che avevamo. Ed è stata una bella esperienza e lei è anche rimasta molto molto contenta, devo dire. L'ultima su Mr. Hyde, ovviamente siamo qui al Teatro Augusta, abbiamo dimenticato un po' dei Mr. Hyde, sì. Perché non ci vediamo da un po', quindi era un piacere intervistare. Abbiamo infatti i Mr. Hyde qui, ovviamente anche tu presente con loro, perché dove sarai, insomma, un successo, e poi l'amicizia chiama e Rosario Miraggio risponde, sì, no? Sì. La musica è anche questo. Certo, aggregazione. Aggregazione. So che è una frase fatta ultimamente, però è bella. Però è la verità. È la verità. Facciamo almeno, squadra, dai, noi che siamo donna e un uomo di calcio, facciamo squadra. Assolutamente sì. Perché a Napoli spesso purtroppo non la facciamo. È vero, però ultimamente si sta diffondendo un po'. Speriamo, dai. Cosa. Io con i Mr. Hyde hai detto bene, prima che guardare l'artista, la musica, eccetera, ho guardato il fattore uomo. Certo. E quindi loro sono dei bravissimi ragazzi, sono uomini seri. Certo. E questo viene sanno prima... campare, dai. Questo viene prima della musica, certo. Prima... Prima l'uomo, tu lo dici spesso. Sì, prima sì, prima l'uomo e poi l'artista. Mi è stata insegnata questa cosa. E quindi la vado a profanare. Assolutamente. Allora ti lascio il microfono, perché da tanto tempo non ci vediamo, devi salutare bene, devi anche fare la promessa che verrai a trovare gli amici di Non Solo Calcio. Va bene. Il tuo saluto per te.
Allora, io saluto tutti gli amici di Non Solo Calcio, come dico sempre, vi amo e vi penso, e sicuramente appena possibile verrò in trasmissione. Ma poi facciamoci sentire tutti. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere con un grande professionista, Sal Da Vinci. Ciao, ti piace la presentazione? Buonasera. Di Non Solo Calcio è bellissimo, no? Perché è la verità, stiamo parlando di musica. Non esiste solo il calcio nella vita. Ma ci mancherebbe altro. Esiste il calcio, ma esiste tanto altro. Malato quasi. Ma sei uno di quello che quando guarda le partite magari è scaramantico, si mette sempre allo stesso posto, no? No, questo no. Non arrivi a queste pazzie, diciamo. Però urlo tanto a tal punto che certe volte mi faccio andare giù la voce. Allora Sal, qui al Teatro Augusteo per i Mr. Hyde, hai detto sul palco che avete iniziato insieme un progetto, è bello, questa è la Napoli che piace, no? L'aggregazione, la musica. Ma io sono contento innanzitutto questa sera di poter festeggiare questo concerto importante per loro, e quindi mi sembrava giusto, io che ho fatto parte di questo cammino scrivendo, loro hanno ripreso una mia canzone di qualche anno fa che era Fai Come Vuoi, e poi di aver scritto questa canzone con loro, Amore, che piano piano è entrata nel cuore, è un tormentone, è entrata nel cuore di tante persone. Io sono veramente contento soprattutto per loro. È reduce da tanti sold out, no? Al Cilea con, lo ricordiamo, in Sinfonia in Sal Maggiore. Sei ritornato un po' al teatro. La musica però, il teatro non l'hai mai abbandonato. Ma in effetti un teatro musicale, ma non da quest'anno, perché sono 13 anni che persevero questo meraviglioso cammino insieme alla gente, con tanti spettacoli, tante presentazioni di album nuovi. E ne arriverà ancora un altro per la prossima stagione teatrale che stiamo preparando. E spero di dare sempre qualcosa in più a chi mi sostiene da tempo. E soprattutto tuo figlio, l'abbiamo ammirato al TAM, no? E riesce però, allora, tuo papà il teatro, no, con la sceneggiata ha cercato di portarti, tu hai cercato di portarlo nella musica, però lui ha scelto un altro filone. Che consiglio gli hai dato? Ma io non ho dato... Un po' melodico rap lui, no? Più. Sì, io non ho detto... Cioè, la musica è bella perché c'è spazio per tutti, e lui fa... i suoi esperimenti,
fa il suo percorso e capirà lui quando arriverà il momento giusto di aver poi, come dire, centrata la cosa più vicina a lui. Ma quella è una questione di esperienza, come cresci così cresce la tua musica insieme a te. Però la cosa bella è che il tuo papà ti chiamava sul palco, io ti ho visto molto emozionato al Cilea quando hai cantato Vera. No, è bella questa tradizione del positivo che si tramanda, no? È una cosa importante. Sì, è una canzone che ho ripreso e duettando naturalmente con mio figlio, perché Francesco nasceva in quell'anno che io scrissi con Franco Del Prete Vera. Un saluto agli amici di Non Solo Calcio e complimenti e speriamo di vederti presto. Un saluto agli amici di Non Solo Calcio, a presto. No, no, no.
cosa vuoi che sia, non guarderò mai più nessuna luna senza te, perché tu sarai con me. Amici Non Solo Calcio, davvero un piacere essere qui con Ivan Granatino. Ciao Ivan. Ciao Barbara, il piacere, piacere è sempre tutto mio, Non Solo Calcio, Non Solo Barbara e Non Solo Granatino. Allora Ivan, quante belle cose, abbiamo sentito il tuo ultimo singolo, lo ricordiamo. Anzi, poi presto ci devi venire a trovare perché lo dobbiamo presentare, no? Sì, infatti dobbiamo, perché è il primo singolo che ancora devo venire a presentare da te, quindi... Dobbiamo rispettare la tradizione, tiro no? Solo io le no, orecchie, vabbè, dai. Ma sei impegnato, allora io quando gli amici non vengono, significa che sono impegnata, io sono contenta. Sì, fortunatamente è un buon periodo, è uscito il singolo nuovo, Wagyun C'è, che anticipa il progetto 2019, che accompagnerà sicuramente un disco. E ora sto lavorando tantissimo per quanto riguarda il nuovo giro, il nuovo giro 2019 per quanto riguarda i live. Partiamo l'8 marzo a Pala Partenope di Napoli. Ci sarà questa grande festa, un Torino live concert, c'è il mio concerto, sai che verremo, sai? Concerto di Franco Ricciardi, Gelier, Nicola Siciliano, Samurai J, Ntò, Pachi G, Bless, quindi il meglio, insomma, Blair, è un po' del rap, Lele Blade, diciamo, sì. Eh? C'è tutta la scena urban napoletana ed è bello lanciare questo messaggio pure di aggregazione. E infatti tu spesso, io prima ti ho rubato la battuta proprio per l'amico Antonello Perillo per il TG3, perché l'aggregazione è importante, no Ivan? Sì, l'aggregazione è bello il messaggio, perché l'aggregazione, non so, si sposa un po' sinonimo di pace pure. Certo. Nel senso, è bello che vedere tra gli artisti c'è questa collaborazione. Smettiamola, insomma, noi napoletani di avere questa nomea che siamo sempre un po' invidiosi, no dai. Assolutamente no, almeno nel mio caso e per i colleghi che frequento non c'è rivalità assolutamente, anzi c'è solo collaborazione, stima e amore. E allora un in bocca al lupo ai Mr. Hyde, no? Dai, e loro sono sul palco. In bocca al lupo ai Mr. Hyde. Ricordo per questo... per Ludo, che cosa gli vogliamo dire? Vabbè, Ludo è una persona straordinaria, è un bravissimo ragazzo, un ragazzo di talento, un ragazzo che è riuscito a collaborare con tutti, che poi non so come ce l'ha fatta. Dai, più anziani e più giovani, sì. Dobbiamo dire. Ed è bello sta cosa, essere presenti qua all'Agusteo, al concerto evento dei Mr. Hyde. Niente, incrociamo le dita e do tutto l'amore e tutta la mia energia stasera per i Mr. Hyde. Ti lascio il microfono per il consueto saluti agli amici. Ciao a Duke e Granatino, voglio fare un super salutone a tutti gli amici di Non Solo Calcio e niente, vi lascio un abbraccio, un bacio e venite appresso a me. Ah.
quando lo vedo sono sempre felice. Franco Ricciardi. Salve a tutti, salve. Allora, complimenti, poi parliamo dei Misserati, però complimenti per il tuo sì. Non mi sposate. Grazie, bellissimo. Quello è un remake di un pezzo del 1993 cantato da Franco Moreno. È stato sempre un pezzo che a me mi è sempre piaciuto. Da... Poi anche il video, molto bello. Mi piace molto. Complimenti a Luciano Filangieri per la realizzazione di questo video. Lui veramente un bravo napoletano, insomma. Nostro orgoglio. Franco, sempre tanti successi, ma soprattutto tu riesci a incantare un po' vari tipi, no? Di tipologia di fan, perché non hai solo le fan piccole, ma anche grandi, anche gli adulti ti seguono. Come mai, Franco? Sono gli anni. Per esempio la mia mamma va pazza per te. Sono gli anni che faccio, insomma, questo lavoro, che poi non lo chiamo lavoro perché è brutto. Questa vocazione più che altro, questo credo che ho. Sono più di 30 anni ormai, allora dopo 30 anni insomma diventi uno di famiglia proprio per la città. Ma poi soprattutto sei una persona, per chi ti conosce bene, molto umile, perché vedi, una serata come questa all'Agosteo i Misserati ti chiamano e tu ci sei, e questa è la cosa bella. Ma sì, ma io credo che la musica è questa, insomma, la musica è aggregazione, è unione, è il confrontarsi. Ed è bello, insomma, confrontarsi con l'altro. Lo faccio con tutti, l'ho fatto da sempre, insomma, dai primi anni. Mi è sempre piaciuto confrontarmi con gli altri, perché poi fare la musica da solo ti annoia, è brutto. Invece il confronto è bellissimo, specie poi con le nuove generazioni. È bello, insomma. E poi, visto che siete amici, loro non si arrabbieranno se io ti faccio una domanda. Sarai al Cilea? Che bello. Ah sì, Arcilea, sì, il 19. Un'altra facciamo pubblicità perché non hai bisogno, però è una bella cosa vederti al Teatro Cilea, al VOM. Ritorno dopo tanti anni in teatro perché 7-8 anni fa feci il musical 167 dall'aula al palcoscenico, che andammo pure su palco e retropalco su Rai 2. E niente, dopo tanti anni ritorno di nuovo in teatro con uno spettacolo che si chiama O Bene o Male. La storia è bellissima, insomma, racconta Terra di Fuochi, si gira intorno a questo argomento, insomma, però poi tutto da scoprire il 19 aprile al Teatro Cilea. E dovete assolutamente venire al Teatro Cilea perché Franco Ricciardi non ha bisogno insomma, no, di supporto, però voglio dire, il teatro fa bene, no? Sì, è bello, perché uno si dedica a una bella serata, sì, smettiamo di stare con i telefonini, sì, no? E poi l'arte è esatto, esatto, ma come no? Dai. Nella vita c'è sempre il bene e il male, no? Sì, ma sempre. È guai se non ci fosse l'uno con l'altro, se non ci fosse la differenza, insomma, ma non capiresti. Nella tua vita vince sempre il bene? Mi auguro di sì, insomma, mi auguro. Grazie Franco, un saluto agli amici di Non Solo Calcio. Ciao a tutti gli amici di Non Solo Calcio, perché giustamente non è solo calcio, è anche altro. Ciao, ciao belli. Complimenti maestri a tutti, grazie. Grande, grande.
noi siamo tutto al centro, in caso uno dei nostri clienti non desidera l'aglio intero in bocca. Di crunch, la finiamo con un po' di olio evo muraglia. La marinara nasce senza basilico, noi infatti lo mettiamo tutto raggruppato al centro assieme all'aglio in caso qualcuno non lo volesse, in modo tale che col forchetto e coltello possano tranquillamente toglierlo. Ciò che noi vogliamo dare ai clienti è un prodotto maturo e, siccome abbiamo una clientela molto esigente, spingiamo sempre nella ricerca del prodotto di prima qualità e miglioriamo i nostri impasti costantemente. Ciò che noi vogliamo dare alle persone è questo, questo è importante, la scioglievolezza dell'impasto. Un impasto che non oppone resistenza, fragrante e profumato. Think I've been drinking way too much. I should've stopped with champagne.